La carneficina si è consumata in famiglia. Si sono ammazzati tra di loro. Mia sorella non è l'artefice, la manipolatrice o l'organizzatrice della strage, come invece viene descritta. E questo vale anche per suo marito. Ha problemi di salute, non riuscirebbe mai a fare quello di cui viene accusato. Sono certo che in quella casa c'erano altre persone. Queste parole appartengono ad Antonio Fina, fratello di Sabrina e cognato di Massimo Carandente, i due coniugi arrestati con l'accusa di aver preso parte alla strage di Altavilla Milicia, Palermo. Prima di loro era stato arrestato Giovanni Barreca, in bianchino. È stato lui l'11 febbraio scorso a chiamare i carabinieri in preda al delirio e a confessare di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e due dei loro figli, Kevin ed Emmanuel. L'uomo ha raccontato di averlo fatto per liberare la casa e i suoi familiari dal demonio. Affiancato dai due complici e dalla figlia maggiore, anch'essa arrestata, avrebbe partecipato ad alcuni riti purificatori, durante i quali, dalle semplici preghiere, si sarebbe passati in breve tempo a vere e proprie torture ai danni delle tre vittime. Oggi Giovanni Barreca afferma di sentirsi ancora perseguitato dal demonio. Ha persino affermato di essere stato convinto che il figlio piccolo, una volta torturato, liberato da Satana e ucciso, sarebbe resuscitato. Il suo delirio mistico dunque sembra proseguire. Nell'impostare la sua strategia difensiva, però, ha mostrato una certa lucidità. L'uomo infatti ha accusato Sabrina Fina e Massimo Carandente, definiti i fratelli di Dio, di essere gli esecutori materiali dei delitti. Lui sarebbe stato solo uno spettatore. Fina e Carandente, invece, si dicono pronti a parlare con i giudici per chiarire la loro posizione. A difenderli c'è anche il fratello di Sabrina. L'uomo ritiene improbabile che sua sorella sia stata capace di compiere una strage del genere. Sveniva alla vista del sangue, ricorda. Antonio Fina ipotizza che nella villetta dell'orrore ci fossero un bel po' di persone, soprattutto per poter tenere fermo un ragazzo come Kevin. Mio cognato, per le sue condizioni di salute, non avrebbe mai potuto trattenerlo. Sono certo che in quella casa ci fossero almeno 4 o 5 persone in più. Barreca ha coinvolto mia sorella per liberarsi dalla colpa. Ci sono troppi vuoti in questa storia. Ci vuole almeno una mente criminale. Barreca è sempre stato un violento. Uno che usa la violenza ha quell'indole. Eppure l'imbianchino insiste nel sostenere di essere stato plagiato proprio dalla coppia. Il sospetto è che l'uomo sia stato addirittura drogato e poi indotto a compiere i delitti. Questo è quanto dichiarato dall'uomo. Non ero in me. Ero come imbambolato. Sabrina e Massimo mi hanno fatto bere qualcosa. Per verificare questa ipotesi, i carabinieri del RIS hanno prelevato alcuni avanzi di cibo dalla villetta. Anche nel caso in cui venissero trovate tracce di sostanze stupefacenti nei cibi o nelle bevande, sarebbe comunque complicato dimostrare che Barreca le abbia effettivamente consumate. Le indagini continuano senza sosta. I RIS proseguono con i sopralluoghi nella villetta. Il cadavere di Antonella Salamone, bruciato e sepolto in diverse buche scavate in giardino, offre pochissime informazioni. I corpi di Kevin ed Emmanuel, al contrario, rivelano gli orribili dettagli delle torture subite. Ulteriori informazioni cruciali possono derivare dalle scritte trovate sui muri della villetta. Le pareti erano infatti tappezzate di versi della Bibbia, tra cui il Salmo 23, una sorta di inno a Dio come guida spirituale capace di far superare ogni difficoltà. In un altro passo si legge: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Nell'attuale contesto, queste frasi risultano profondamente inquietanti e richiedono un'attenta analisi. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente di Giovanni Barreca, ha espresso l'intenzione di esaminare da vicino la villetta per comprendere meglio il significato di tali scritte. Marco Rocca, difensore di Sabrina Fina e Massimo Carandente, ha dichiarato che Sabrina è disposta a collaborare con le autorità giudiziarie, suggerendo che il tempo trascorso in carcere le abbia permesso di chiarire le idee.
Ora crede di poter fornire una versione dei fatti che sia coerente con le indagini condotte. L'avvocato si mostra prudente, sottolineando che la ricostruzione avanzata dal fratello di Sabrina è soltanto una sua ipotesi legittima e che è necessario attendere l'esito delle indagini e le dichiarazioni dei due indagati prima di trarre conclusioni definitive. Con Sabrina ci sentiamo praticamente tutti i giorni, perché con lei ho la possibilità di usare anche il telefono. Per Carandente l'amministrazione ha dato regole diverse. Non può ricevere né fare chiamate dal penitenziario. Quindi aspetto di incontrarlo e di capire cosa intenda fare. Una volta sentito, presenterò una richiesta formale affinché i miei assistiti vengano ascoltati. Per ora è fondamentale mantenere la prudenza. Solo attraverso approfondimenti scientifici sarà possibile stabilire con certezza quante persone abbiano effettivamente preso parte alla tragedia. L'avvocato Rocca ha espresso la necessità di chiarire un punto riguardante Barreca. Ha aggiunto: Barreca è indagato, è il primo reo confesso. Ha già dato diverse versioni. Prima ha detto che li ha uccisi, poi ha detto che era imbambolato, poi ancora che forse era drogato. Lui è certamente l'esecutore. Può darsi emerga che sia correo, che sia stato spinto al massacro. Può essere l'unico responsabile, ma sicuramente non potrà dimostrare di non aver avuto alcun ruolo. Ma cosa aveva esattamente dichiarato Barreca quando per primo aveva dato l'allarme? Era 00:37 dell'11 febbraio scorso, quando, dopo una settimana di esorcismi per liberare la villetta dal presunto demone, l'uomo aveva abbandonato la residenza per allontanarsi in auto. Anche la coppia di complici, a quanto pare, aveva abbandonato la casa quella notte, ma questa circostanza deve ancora essere confermata. Pochi minuti dopo, Barreca aveva chiamato il 112. All'operatore aveva dichiarato: «Buonasera, mi devo consegnare. Quando uno vuole fare la volontà di Dio, gli spiriti si ribellano. Mia moglie era posseduta. Cioè, in pratica, è morta mia moglie». L'operatore rimase incredulo mentre Barreca parlava di demoni e morti. Poi indicò la sua posizione, una zona di campagna dove era praticamente bloccato con l'auto. Secondo lui, tutto ciò era causato dal diavolo. «Gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina», diceva all'operatore. Dopo quella telefonata delirante, i carabinieri lo rintracciarono nelle campagne di Casteldaccia. Barreca li guidò alla sua villetta, dove ancora giacevano i corpi della moglie e dei due figli. La figlia era in casa, rintanata nella sua stanza e visibilmente confusa. Inizialmente sembrava una sopravvissuta, ma due giorni dopo emerse il suo presunto coinvolgimento nelle torture inflitte alla madre e ai fratelli. Il corpo di Antonella Salamone, come detto, fu trovato sepolto nel giardino. Le indagini hanno rivelato che la donna fu uccisa per prima. Nei mesi precedenti alla tragedia, Antonella aveva espresso preoccupazioni in una serie di messaggi vocali inviati ad un'amica. In questi messaggi parlava di persone che sembravano aver messo radici nella loro casa, probabilmente riferendosi a Sabrina e Massimo. Esprimeva anche il desiderio di proteggere il figlio più piccolo. «Io vorrei andarmene, però ho paura per Kevin mio, perché ora hanno messo le radici ed è un casino schiodarli proprio». I timori della donna, purtroppo, si sarebbero rivelati fondati.